L'amore per le moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e illuminare i sotterranei dell'anima. Torna Storie di Sport, l'appuntamento settimanale dedicato alle eccellenze dello sport sammarinese, a coloro che hanno compiuto imprese indimenticabili, a coloro che hanno segnato la storia dello sport e di questo piccolo, grande stato. Con le mini moto ho iniziato l'anno scorso a settembre ed è un anno e un mese che corro. E all'inizio è stato il papà che ha dato il via? No, all'inizio veramente sono stato io che ho visto una gara sempre su quella pista lì di Miramare e allora ti ha preso la passione? Quel momento lì sì, mi ha preso la passione. Molti di voi probabilmente avranno già riconosciuto quel bambino che incarna perfettamente la passione innata di questa terra per la velocità e per le due ruote. Quel bambino è diventato un campione, un vero numero uno, anzi il numero 54. E grazie a lui il 54 è diventato un simbolo, sinonimo di impegno, sacrificio, dedizione, talento e vittoria. Manuel Poggiali. Devo tanto questo numero, un numero che ha una storia, che ha una storia che parte dalle mini moto, da successi, da conquiste che sicuramente così è tatuato, anche se non lo è sulla mia pelle. Il 2 novembre 2003 si corre il Gran Premio di Valencia. Ultima gara della stagione del Moto Mondiale. Valentino Rossi in MotoGP e Daniel Pedrosa in 125 hanno già conquistato il titolo nelle rispettive classi. Sull'asfalto del circuito Riccardo Tormo, il sammarinese Manuel Poggiali e l'italiano Roberto Rolfo si contendono il titolo della 250, divisi da appena 7 punti in classifica. Il partecipare non è mai stata una mia ambizione principale, ma è sempre stato quello di ottenere comunque il massimo. Il massimo per me perlomeno era posizionarmi sul podio, anche perché vincere un mondiale e non salire sul podio lo avevo già provato nel 2001 ed è vero che è stato un po' così tutto travolto dall'energia del mondiale, però non era quello che volevo fortemente in quel momento. Manuel Poggiali ha 18 anni quando nel 2001 conquista il Mondiale 125, riportando il titolo in casa Gilera dopo 44 anni, quando a vincere fu Libero Liberati. La stagione 2002, da campione in carica, si chiude con un secondo posto amaro. È il momento di cambiare per il pilota sammarinese. Venivo da una grossa delusione, quella di aver perso il titolo, quindi non aver replicato l'impresa, la prima impresa del primo Mondiale. Per cui ecco, è stata una bella batosta. Avevo bisogno di nuovi stimoli, nuove sfide ed è arrivata questa proposta da parte di Aprilia. Tanto entusiasmo, la voglia di riscatto, la voglia di dimostrare di essere ancora un numero uno. Ricordo le parole del capo meccanico allora di Rossano Brazzi, che con quel suo accento così colorito disse: ma a sto bambino cosa vuoi? Bisogna dirgli va piano, no va forte, perché veramente lui è una potenza. Fin da subito è partito nel migliore dei modi, dai primissimi test di 3 giorni a Jerez in Spagna al termine della stagione 2002, dove riuscivo ancora a fare pochissimi giri per via delle differenze tecniche tra i due mezzi. È stato comunque difficile riuscire ad ammortizzare un po' il peso, in particolar modo del 2,5 rispetto al 125, quei 20-30 kg in più, vuoi o non vuoi, li sentivo. Il Mondiale 250 parte in Giappone. I tifosi si alzano all'alba per seguire la prima gara di Manuel Poggiali. Un weekend di gara incredibile per il pilota dell'Aprilia. La pioggia caduta nelle libere del venerdì e nelle qualifiche del sabato mettono in grande difficoltà il sammarinese. C'è stato bisogno di un'impresa vera,
da parte mia e da parte di qualche pochissimo altro pilota, per qualificarci appunto sotto il bagnato per la gara. La prima gara di Manuel Poggiali in 2.50 comincia da un 23esimo posto, una gara difficile con tanti avversari di valore. Il Giappone è in salita per il nostro pilota, ma l'esperienza e la grande determinazione fanno la differenza. Quel giorno era il mio giorno, me lo sono goduto veramente fino in fondo e gli ultimi giri quasi ridevo sotto il casco, perché ecco, è stata così un momento, no, toccante, un momento particolare. Venivo, ripeto, da questa delusione del 2002 che dovevo in qualche modo trovare, rivincere, no? Rivincere, ritrovare quel gusto e quella sensazione che ti regala solo la vittoria. Capire che comunque Manuel, a cui eravamo già vicini da un paio d'anni, era in grado di vincere subito al debutto in 2.50 è una cosa che al momento non era riuscito nessuno, neanche a Valentino Rossi, quindi insomma i presupposti c'erano tutti per una grandissima carriera che poi effettivamente Manuel ha fatto. Mio marito, che si è affezionato immediatamente a questo ragazzo che ha l'età dei nostri figli, aveva però intravisto le possibilità di questo ragazzo, vedendo un ragazzo così giovane ma così determinato, con questa voglia che doveva esplodere dentro di sé, è stato un bel incontro e soprattutto un bel proseguimento di un rapporto che continua tuttora. All'esordio in 250 Manuel Poggiali conquista subito la vittoria. Lo fa con una nuova moto, con un nuovo team. Una vittoria al debutto è da storia del motociclismo. Una gioia però a metà anche per Manuel, perché in quel weekend, durante la gara della MotoGP, dai Giro Cato è protagonista di un grave incidente che lo portano a ricovero in ospedale fino a spegnersi a distanza di 2 settimane dalla terribile caduta di Suzuka. Se qualcuno mai avesse la possibilità di poter tornare indietro, sarebbe bello cambiare alcuni aspetti, ma non sempre è possibile. Quando ti fermi, quando l'adrenalina cala, da professionista devi cercare anche lì di fare un passo in avanti, trasmettere magari le tue esperienze, cercare di lavorare con gli addetti ai lavori a migliorare un po' quello che è la sicurezza dei circuiti, la sicurezza delle moto, la sicurezza dell'abbigliamento, tutto quello che può andare verso una direzione migliorativa. La gioia per la vittoria del Giappone fa da contraltare al dolore per la scomparsa di Kato, astro nascente della MotoGP e grande amico di Manuel. Si riparte, bisogna ripartire. Le due ruote si trasferiscono in Sudafrica e per Poggiali è un altro weekend da incorniciare. La stampa immediatamente iniziava già a dare i primi grandi titoli, no? Perché ovviamente, sai, vinci 2 Gran Premi su 2, e già si iniziava a parlare di mondiale, dove per me era veramente un orizzonte molto lontano. Diciamo che il successo del 2001 anche in questo caso mi ha dato così consapevolezza e mi ha aiutato molto nella gestione di pressioni, di stampa, di tutti quegli aspetti che sicuramente quando primeggi, quando sei là davanti, devi gestire al meglio. Il moto mondiale torna in Europa, Spagna, Francia e Italia. Un quarto posto, un ritiro e poi il Mugello. Una gara a parte per i piloti. È arrivato il Gran Premio di casa, dove ovviamente non potevo sbagliare, dove volevo fortemente dare così una risposta al campionato, una risposta a me stesso e comunque far contenti i miei tanti tifosi sempre pervenuti nel Gran Premio di casa. La classifica mondiale di Manuel Poggiali prende forma. La vittoria in Italia manda un segnale importante. L'estate 2003 regala altre ottime gare per il sammarinese, che a fine settembre torna in Brasile. Uno di quei circuiti dalle belle sensazioni
e lì arriva un altro successo, di questa splendida stagione, una gara super combattuta, ricordo con Tony Elias che ho indotto all'errore all'ultimo giro dopo il lungo rettilineo, ed è arrivato così un altro successo di questa stagione che mi portava ancora di più verso quello che poi sarebbe stato il successo finale. Il numero 54 vince la quarta gara del 2003. Manuel Poggiali è il pilota da battere. Mancano quattro gare alla fine della stagione. La concorrenza è lì, in agguato, pronta a sfruttare errori e debolezze del sammarinese. Quella paura di vincere che può fare la differenza tra un buon pilota e un campione. La paura di vincere è sempre stato un qualcosa che non mi ha toccato più di tanto, nel senso che ho sempre cercato di dare priorità a quelle che sono il modo, l'interpretazione e comunque l'approccio ad ogni gara, e questo veniva già dalla settimana. In una gara lui è caduto, è andato da mio marito a scusarsi, dice: mi dispiace, sono caduto, non ce l'ho fatta. Mio marito, sono venute le lacrime, e non era persona, no, che si commuoveva facilmente, almeno in pubblico. Gli sono venute le lacrime di fronte alla dolcezza di questo ragazzo, ma soprattutto alla sua consapevolezza, la consapevolezza di avere una responsabilità. Il successo nella storia, ci sia impresso il mio nome in quel libro storico del motociclismo, in realtà è un successo che dico e condivido con tutte le persone che mi sono state vicine in quel momento, che hanno permesso tutto quello che poi si è avverato. Dopo il Brasile, Manuel conquista due podi e un nono posto nelle tre gare successive. La maturità raggiunta dal pilota dell'Aprilia è evidente, ma il numero 54 è un pilota diverso rispetto a quello del passato. Un campione vero, che ha saputo trovare il suo percorso. Ho avuto la mia famiglia, appunto, molto, molto vicina, Da mia mamma, appunto, anche la mia fidanzata, nonché successiva poi moglie, che Michela, che mi sono sempre stati vicino. E dopo 20 anni ritrovarsi ancora insieme, diciamo, cresciuti insieme da ragazzini, e essere ancora qua insieme, aver costruito insieme una famiglia, aver avuto due figli, è una cosa che non apprezzo. Valencia, sono gli ultimi giri dell'ultimo Gran Premio della stagione. Roberto Rolfo è molto indietro. Non rappresenta più un'insidia per il titolo. Manuel Poggiali va a chiudere terzo la gara. Il decimo podio della stagione è il più bello. È mondiale. Manuel Poggiali è campione del mondo. Tagliando il traguardo a Valencia, ovviamente, così ho ripercorso un pochettino tutta la mia carriera, ecco, e sono momenti molto toccanti, emozionanti, perché partono da un percorso che, così, con mio padre così è nato, partito, e in quel momento, appunto, il primo pensiero è andato verso di lui, perché era quello che, così, anche se solo con una preghiera, gli avevo promesso. Io ho fatto tutta la gara, non ho guardata per niente, ho solamente girato attorno alla pista finché non ha finito, e poi mi hanno detto che aveva vinto, non sapevo come fosse messo. Manuel Poggiali è di nuovo campione. Il numero 54 è il più forte di tutti. San Marino torna sul tetto del mondo grazie al suo Alfiere. Pensare da un piccolo castello, no, di un ragazzo con tanti sogni e ambizioni, poter raggiungere così il tetto del mondo, penso che sia qualcosa che forse leggi nelle fiabe. Ci sono piloti che in una vita possono raccontare solo d'aver partecipato.
Manuel Poggiali ha vinto nel 2001 e nel 2003. A distanza di anni, questi risultati sono scolpiti nel libro del motociclismo. Un grande delle due ruote, che in questo mondo continua a vivere con il nuovo ruolo di coach driver. Sono rinato, no? Sotto un'altra veste, da quella, diciamo, di pilota agonista a un periodo dove ho avuto la necessità, appunto, di fare altro, di vedere in parte anche i miei figli crescere, ma poi rilanciarsi e riconquistare posizioni importanti, anche se in altri ruoli, ma nel motociclismo di oggi, che è cambiato notevolmente. Se avessi continuato, cosa sarebbe accaduto? Perché in quel momento, ripeto, la mia testa mi diceva comunque di dover respirare. Non è stata la scelta più facile da fare. Coraggioso anche in tutto questo, però ecco, il coraggio poi si è trasformato anche in una nuova possibilità, e in una nuova ripartenza, e niente, oggi sono felicemente contento di poter continuare a raccontare motociclismo. La gioia e la fierezza di allora sono le stesse che tutti i sammarinesi ancora oggi provano nel rinnovare a Manuel il loro sentimento di affetto, stima e gratitudine. 54 volte grazie Manuel, e grazie a voi per averci seguito. A venerdì prossimo.